Amiche ed amici di Sport Italia, appassionati di pugilato, ben trovati a voi tutti da Fabio Panchetti, ben trovati dal Pala Record di Bologna, il palazzetto che fa parte del centro sportivo universitario di Via del Pilastro. Siamo nel cuore di questo rione popolare, uno dei cuori pulsanti della Bologna più popolare, il Pilastro, rione che fa parte del quartiere San Donato San Vitale, un'area residenziale che è stata costruita a partire dagli anni 60, questa del Pilastro. Serata targata all'Ora Any Box, il main event che chiama in causa il titolo italiano dei pesi superleggeri, un titolo che sarà difeso dal bolognese d'adozione Arblin Caba, che quest'oggi sarà dunque impegnato nella prima difesa ufficiale del titolo contro Hassan Nordin, un italiano di nuova generazione, anche lui originario del Marocco, mentre Arblin Caba ha origini albanesi. Arblin Caba non solo vive a Bologna, ma proprio giocherà in casa perché è un prodotto della box Le Torri, qui a due passi dal palazzetto. C'è come sempre, nelle vesti di ring announcer, come accade ormai da tempo in ogni serata targata Mario Loreni and Loreni Box, c'è naturalmente Mimmo Zambara. E ci uniamo anche noi idealmente a questo applauso chiesto al numeroso pubblico presente. Vedo un palazzetto assolutamente stipato questa sera e sarà una bella battaglia quella che andremo a seguire più avanti tra Arblin Caba e Hassan Nordin. Cominciamo dalla categoria dei pesi superleggeri, un no title match, detto in forma internazionale, un match che non assegna titoli, sulla distanza delle 6 riprese. Questo è Patrizio Moroni, romanaccio di Trastevere del 1996, ha compiuto 22 anni, anzi compirà 23 anni, mi correggo, nel mese di dicembre. Questo è il suo terzo match in carriera, sempre vinto da professionista sin qui, ha cominciato a fine marzo imponendosi per KO tecnico e ha ricombattuto il 23 giugno. Fa parte del team Moroni Box, si allena al team Box Roma 11, diciamo che è un pugile che orgogliosamente, come scrive anche sui social, in pratica si autogestisce per la sua carriera di professionista. Questa sera si tratterà per lui della prima uscita al di fuori del Lazio, da dilettante quasi una quarantina di match per Patrizio Moroni a partire dal 2013. Quest'oggi è nella tana del lupo, nella tana del rivale Patrizio Moroni, perché Marco Balducci, che è un abruzzese di Giulianova, venuto però a studiare a Bologna, ragazzo del 93, non è della box dei Torri del Pilastro, ma comunque gioca in casa, fa parte della pugilistica Tranviari di Bologna, lo ha formato e lo segue tuttora il maestro Sergio Di Tullio, anche se poi con la box aveva già cominciato a Giulianova con la pugilistica giuliese. Peraltro è laureato in scienze economiche e statistiche, laurea che risale a luglio del 2018. Leggevo che a inizio anno è stato un paio di mesi in Spagna per uno stage formativo organizzato dall'Università di Bologna e anche adesso sta continuando gli studi, si è iscritto al corso per la laurea magistrale in economia e diritto. Spiegava in un'intervista Marco Balducci che la folgorazione con il pugilato è scattata grazie alla televisione, grazie alla visione del quarto episodio della magnifica saga di Rocky, per cui quello in cui l'avversario di Rocky Balboa era il gigantesco Ivan Drago. La presentazione dei due pugili da parte di Mimmo Zambara per ciò che riguarda i numeri di Balducci, quest'oggi secondo match per lui da professionista, ha cominciato non nel migliore dei modi perché lo scorso maggio a Marzabotto una sconfitta ai punti, anzi devo correggere, ha vinto, mi scuso, ai punti sull'esperto Giuseppe Fiorito, un pugile che ha buona tecnica, velocità e sembra essere particolarmente a proprio agio, particolarmente efficace con le azioni di
incontro. Peraltro è un buon amico Balducci di Arblin Caba, che quest'oggi è la vedette della serata, è stato anche un prezioso sparring partner proprio per Caba in vista della sfida tricolore che ha poi consentito ad Arblin nei mesi scorsi di conquistare il titolo italiano che difenderà poi questa sera. Sono molto amici, Arblin Caba era presente al debutto professionistico lo scorso maggio a Marzabotto per seguire l'amico Marco. Da dilettante una buona esperienza con circa un'ottantina di match e oltre 40 vittorie in 8 anni di agonismo. Eccolo qua all'angolo blu dunque il 22enne romano Patrizio Moroni, dall'altra parte il coetaneo Marco Balducci, Balducci del 96 ma del mese di marzo, Moroni è di dicembre, per cui ci sono 9 mesi in realtà di differenza tra i due. Marco Balducci, il pugile che si allena alla Team Box Roma 11, laddove insomma si allena assieme allo storico maestro Italo Mattioli anche l'ex campione del mondo dei supermedi Giovanni De Carolis, che ad oggi è anche l'ultimo pugile italiano ad aver conquistato un titolo mondiale. E se ricordate fu proprio Sport Italia a proporre non il match nel quale poi diventò campione del mondo nel gennaio del 2016, ma quello di qualche mese prima, un contestatissimo pari contro Feigenbutz che poi rese necessario il rematch. Calzoncino chiaro, calzoncino bianco con banda verticale rossa per Marco Balducci, calzoncino scuro per il romano Patrizio Moroni. Cerca di essere un po' più mobile in questo avvio, si capisce l'intenzione di Balducci di partire col diretto sinistro, invece sembra avere intenzioni opposte Patrizio Moroni, che cerca subito di venire avanti e di lavorare. Aveva provato a portare in precedenza un paio di ganci, qui di nuovo si avventa col destro lungo, andato però fuori misura, anche rischiato effettivamente il contatto con la testa dell'avversario. Qui l'azione a due mani cercata da Balducci, però colpi alla fine tutti e due un po' larghi. Siamo appena oltre la metà del primo round. Match previsto sulla distanza dei 6 round, sulla bilancia molta differenza in realtà, 63,4 per Balducci, 66,5 per Moroni. E ha toccato col sinistro dalla media distanza Balducci, che adesso comincia ad allargare anche un po' i colpi, ad avvicinarsi un po', è riuscito a toccare in un paio di occasioni. E sbraccia col sinistro Moroni, non ne approfitta però a dovere. Balducci rimasto corto col diretto destro. E qui viene fuori alla fine bene col gancio destro, ancora Balducci sta facendo un po' meglio, questa è la mia impressione, sin qui il ragazzo di Bologna, trapiantato a Bologna per gli studi da qualche anno. Qui buono questo destro molto allargato, anche ben caricato, il primo colpo insomma valido, buono, messo a referto anche da Patrizio Moroni. Le ultimissime fasi del primo round, qui in mezzo passo indietro di Balducci che poi aveva messo dentro parzialmente il destro corto e poi qualche scambio convulso proprio sul finire, è riuscito a mettere un altro diretto destro, mi è parso Balducci che dal mio punto di vista si prende i 10 punti per questa ripresa che personalmente dunque gli assegno. Dopo questo match c'è già comunque insomma del pepe, fermo restando che poi ogni match di pugilato ha una storia tutta da seguire e non sai mai quello che può succedere. Seguiremo dopo questo combattimento la sfida valevole per i quarti di finale del trofeo delle cinture, categoria dei pesi medio-massimi, tra Stefano Failla e Pavel Sgurean. Peraltro abbiamo per il trofeo delle cinture, che è stato battezzato l'anno scorso, un'idea, un progetto portato avanti dalla Federazione Pugilistica Italiana presieduta dal dottor Vittorio Lai,
diverse categorie in palio, si mettono di fronte, insomma, i pugili, diciamo, di seconda serie, con la possibilità di salire poi di rango, di aggiudicandosi il trofeo delle cinture, di salire in prima serie, per cui potersi mettere a quel punto in fila, naturalmente poi grazie ai risultati, per arrivare alla sfida per il titolo italiano. Intanto è iniziato il secondo round tra Marco Balducci in calzoncini bianchi e il romano in calzoncini scuri, Patrizio Moroni, pugili tutti e due molto giovani, entrambi del 1996. Balducci un po' più efficace, più preciso complessivamente nei primi tre minuti di combattimento. Moroni, che aveva avuto un inizio abbastanza aggressivo, provando a venire subito dentro con un paio di azioni senza però successo, adesso sembra invece voler adottare un atteggiamento più guardingo. Qui mette in qualche modo il sinistro Moroni. Atteggiamento che rimane guardingo, quello di Balducci, che ha dato l'impressione nel primo match da professionista di poter fare, saper fare le cose migliori. Si è chiamato ad agire di incontro, qui prova a venire lui per primo avanti. Forse messo parzialmente il primo diretto destro. Intanto siamo quasi già nell'ultimo minuto di un secondo round che sta filando via senza particolari interruzioni. Qui si punta bene il mirino e poi piazza il destro dritto. Altro buon colpo per Balducci, che ha cercato ancora col diretto sinistro. Conferma comunque una maggiore mobilità, anche velocità rispetto all'avversario. Ancora mandato a vuoto da Balducci il tentativo col sinistro di Moroni. E cade ancora un po' sul destro, è un po' troppo lontano comunque in queste fasi Moroni, che infatti adesso sta provando ad accorciare un po' di più. Se lo è preparato con tutta questa serie di spostamenti laterali verso destra, il diretto destro Balducci glielo aveva fatto anche troppo vedere. Gli ultimi secondi di una ripresa piuttosto equilibrata, qui con il destro largo Moroni, poi il destro dalla corta distanza che va a segno anche per Balducci. E se ne va anche la seconda ripresa. Ecco, rispetto alla prima è riuscito a tirar fuori qualcosa in più Patrizio Moroni. Mi era sfuggito, era arrivato anche questo sinistro molto lungo e anche piuttosto potente. Questo è invece un colpo, direi, semplicemente spinto e probabilmente da non conteggiare. Anche se non ordinatissima la box di Moroni, però è stato decisamente più efficace rispetto al primo round. Balducci ha fatto ancora un buon lavoro di incontro, però è stata sicuramente una ripresa, questa, molto molto equilibrata. Si potrebbe anche premiare, diciamo, la potenza unita anche alla precisione in questo secondo round di Patrizio Moroni. E siamo a questo punto alla ripresa numero 3, sempre ricordo dal Pala Record di Bologna, il palazzetto che fa parte del complesso del centro sportivo universitario di Via del Pilastro. E match, come era d'altra parte prevedibile, visti poi i numeri dei due che hanno pochi match alle spalle, pochi combattimenti alle spalle, per cui sta venendo fuori un match comunque incerto. E qui entra per primo Balducci, anzi si è un po' offerto. E Moroni, che adesso fa un buon gioco di gambe, cerca, insomma, di farsi apprezzare dai giudici. Buona questa azione con tre colpi, uno in fila all'altro, sfodera
un ottimo destro, gancio destro per chiudere questa serie di tre Moroni che sta prendendo fiducia, però sta anche abbassando la guardia. Non credo che faccia meglio comunque a non eccedere. E Balducci scosso da quel paio di colpi di Moroni, adesso sta cercando di ribattere. Il match sta salendo di tono e di ritmo. È ancora altra sventola un po' alla cieca, ma che riesce ancora ad arrivare da parte di Patrizio Moroni. In questa fase Moroni sembra aver preso lui le misure all'avversario, ed è lui che sta comunque dettando il ritmo e i contenuti del match. È andato un po' in confusione in questa fase Balducci, che sta lì al centro del ring, è abbastanza incerto sul da farsi, lo sfida proprio tenendo anche poi la guardia bassa Moroni, che ha sicuramente più potenza rispetto all'avversario, che magari si fa apprezzare maggiormente per tecnica. E qui però le guardia bassa, ma ottima capacità comunque di schivare da parte di Moroni. Ha capito che col destro può creare dei danni all'avversario, qui però prende lui un bel sinistro proprio in piena faccia, e manca ancora molto al termine del round. Moroni è partito bene, ma non deve poi rovinare tutto nella parte conclusiva. E siamo giunti quasi alla conclusione del terzo round. Ancora il lavoro a due mani da parte di Balducci. Moroni lo manda a vuoto, tocca lui con il sinistro, fa anche così qualche passo di danza ad, tra virgolette, poi per carità, irridere l'avversario. Si è scoperto un po' troppo, si è seduto un po' nell'ultima parte del round Moroni, però a me è piaciuto di più. E qui ha rischiato grosso Balducci, perché questo destro corto è arrivato magari non con la massima precisione, ma nelle zone della mandibola. Qui la serie di due colpi messa invece da Balducci. No, questo sinistro che in presa diretta mi sembrava buono, no, è andato decisamente sulla nuca, era fuori misura. Io questa ripresa, che è stata sicuramente la più divertente del combattimento, proverei ad assegnarla a Patrizio Moroni. Non è partito nel migliore dei modi il romano, ma sta venendo fuori bene. Match, ecco, prestazione opposta sino al momento da parte di Balducci, un buon avvio. Poi è andato un po' in confusione, soprattutto nella prima metà del terzo round. E adesso il pugile nei calzoncini bianchi Balducci prova a partire, insomma, a grande velocità. Viene avanti, è più veloce Balducci, per cui se toglie lo spazio e il tempo a Moroni può assolutamente far tornare il match dalla propria parte. Moroni ci mette un po' di più a fare le cose, anche se si avvale di un ottimo gioco di gambe. Ripresa che ha cominciato comunque in avanti adesso Balducci in calzoncini bianchi. Balducci che non vuole logicamente sporcare il record già al secondo match, e soprattutto in pratica in casa nella sua Bologna. Qui arriva, anche se è giusto più appoggiato che altro, il sinistro di Moroni. E ancora a due mani Moroni, poi ha toccato col sinistro anche Balducci. Esce appena basso ancora il destro di Balducci, che sta aumentando la frequenza e anche il carico dei colpi. E qui resta frontale, cerca di rallentare un attimo il ritmo invece Moroni. Qui destro ancora dritto di Balducci, poi a vuoto invece la replica da parte del pugile romano. Sta facendo buona quantità
E Balducci sta mettendo, sta sferrando con pochissimi colpi Moroni, che aspetta probabilmente il momento giusto proprio per colpire poi nel segno, come ha provato a fare col destro dritto, anticipato qui, gran diretto destro quasi sul naso, a segno per Balducci, che ha ripreso decisamente tono. E dall'angolo gli chiedono di aumentare ancora. Quando riesce ad accelerare e a pressare, Balducci soffre un po', ma gli alti ritmi, il pugile romano, l'avversario Patrizio Moroni. Prova ancora a venire avanti, tocca col destro dalla corta distanza Moroni. E tre colpi chiedono dall'angolo del pugile romano, che è stato comunque poco attivo in una ripresa che sta, a mio modo di vedere, andando dalla parte del pugile bolognese Balducci. E se ne va il quarto round. Approfitto allora di questo, ecco, minuto di intervallo, volevo farlo insomma subito per anche una questione di cavalleria, ad ogni modo lo faccio adesso, faccio innanzitutto, dico forza Angela per l'incontro che la attende domani, ma intanto si possono comunque fare i complimenti alla ventenne, peraltro 21enne da pochi giorni, Angela Carini delle Fiamme Oro, la napoletana che va a medaglia ai campionati del mondo che sono in corso di svolgimento in Russia ad Ulan-Uden, va a medaglia nel senso che ha raggiunto la semifinale sconfiggendo la statunitense Brown, per cui quantomeno sarà medaglia di bronzo nella categoria dei 64 kg. Ora domani affronterà la kazaka Safronova e staremo a vedere come andrà a finire, reduce peraltro in questo 2019 Angela Carini dalla medaglia d'argento ai campionati europei. Brava Angela, e speriamo a questo punto che possa arrivare insomma sino in fondo, è già un ottimo risultato, poi non si può, ecco, non si può in realtà ancora festeggiare, anche se la medaglia c'è, nel senso che purtroppo questi mondiali AIBA, per le note vicende che hanno insomma coinvolto in negativo la Federazione Mondiale, non assegnano pass per i giochi olimpici, e peraltro la categoria dei 64 non rientra nel programma olimpico femminile, però brava Angela insomma comunque, e speriamo che possa andare bene anche contro la Safronova, che dicono sia reduce nei quarti da un'autentica battaglia dalla quale è poi uscita vincitrice. Torniamo allora a qui, diretto destro ancora subito di Balducci, quinto e penultimo round. Balducci nei calzoncini chiari, tocca ancora col diretto sinistro il pugile di casa. Qui è finalmente approvato, ecco, a mettere dentro anche il montante, un colpo che onestamente non si era in pratica ancora mai visto né da una parte né dall'altra. Qui si è un po' scoperto, ha rischiato di prendere un sinistro volante quasi sulla tempia Marco Balducci, che mostra, ecco, un repertorio anche un po' più vario rispetto a un Moroni che cerca di affidarsi essenzialmente alla pesantezza comunque delle sue mani. Dà l'impressione di farsi sentire ogni volta che tocca, ogni volta che arriva a bersaglio il pugile romano. Qui ancora colpi in serie da parte di Balducci, qui totalmente sorpreso Moroni, rimane rigido e si offre al perfetto diretto sinistro di Balducci, che poi ne mette in pratica un altro, anche se si è appena più laterale. E siamo intanto già nell'ultimo minuto del combattimento, scusate, del penultimo round. Ancora viene avanti Balducci, para in qualche modo Moroni, che però non trova più la misura dei colpi e soprattutto è effettivamente un po' più lento dell'avversario, per cui non ha in pratica mai il tempo
per partire come vorrebbe. Come vedete, di tanto in tanto sa anche cambiare guardia Marco Balducci. Interessante l'idea di provare all'improvviso a sorprendere in questa ripresa l'avversario tirando fuori il montante sinistro. Lo ha azionato per due volte consecutivamente, anche se poi non ne ha cavato da quel colpo particolari risultati, ma dal mio punto di vista questa è stata la ripresa meno equilibrata del match, la più sbilanciata, favorevole a mio modo di vedere a Marco Balducci, che a questo punto vedo personalmente in leggero vantaggio. Deve assolutamente Moroni vincere per eventualmente sperare il sesto e ultimo round. E come ho già detto in apertura di telecronaca, Marco Balducci è un amico della vedette di questa sera, Arblin Caba, pugile di scuola bolognese, proprio della box Le Torri del Pilastro, a due passi da questo palazzetto. E Marco Balducci è stato uno degli sparring partner di Arblin Caba nell'avvicinamento al match contro Ballisai, che lo ha poi laureato campione d'Italia della categoria dei super leggeri, e questa sera per la prima volta in carriera sale sul ring da detentore di un titolo Arblin Caba e mette in palio la cintura tricolore. Sesto e ultimo round, intanto peraltro sempre a livello di super leggeri, tra Marco Balducci, secondo match da professionista, ha vinto in quello del debutto lo scorso maggio, e Patrizio Moroni, che ha due vittorie all'attivo da professionista, sta però rischiando di sporcare il palmarès. Qui bravo, è entrato internamente con precisione, anche la giusta forza col diretto sinistro, era entrato Balducci. Ancora col destro, poi riesce a doppiare anche con il sinistro Marco Balducci, e Moroni conferma una certa lentezza, lo vedo un po' rigido sul tronco, un po' lento nel mettere bene in azione le braccia, e anche direi calato dal punto di vista atletico, non ha più quel gioco di gambe che era stato molto brillante nei primi tre round e aveva proprio dato fastidio a Balducci. Costretto adesso ad indietreggiare il pugile romano. Il destro ha provato ad incrociare, uscito appena largo il colpo di Balducci, poi prova a mettere il diretto sinistro Moroni, che comincia a vedere con braccia anche un po' pesanti. Faticano adesso a partire i suoi colpi. E l'ho visto anche proprio respirare, sbuffare quasi un attimo. Qui riesce a mettere, ad infilare in qualche modo il suo sinistro Moroni. Si sta disunendo, scomponendo adesso un po' anche Balducci, che però arriva all'ultimo gong dando la chiara sensazione di essere più fresco dell'avversario. Venti secondi, e l'ultima, dicono intanto dall'angolo a Moroni, forse invitandolo a tentare qualcosa proprio in questi ultimissimi secondi. È una ripresa molto molto equilibrata, dove insomma non c'è stato grande ordine, ma ha offerto complessivamente, atleticamente e quant'altro, un'impressione a mio modo migliore in questo ultimo round Marco Balducci, al quale personalmente assegnerei la vittoria. Sembrava soprattutto tra il secondo e il terzo round, in particolare nel terzo round era parso un po' in difficoltà, in particolare dal punto di vista tattico, Marco Balducci, che poi però
ha rimesso la marcia giusta, ha rialzato il ritmo a partire dal quarto round. Io credo che alla fine vada lui ad aggiudicarsi il combattimento. Attendiamo naturalmente dopo il verdetto un break e poi torniamo per insomma il primo match, possiamo dire in realtà titolato, dove c'è comunque qualcosa oltre all'onore in palio. Quarto di finale per il trofeo delle cinture nella categoria dei pesi medio-massimi tra Stefano Failla e Pavel Sgurean. Peraltro nel tabellone, che è articolato in modo particolare, c'è chi comincia più avanti, chi comincia diciamo più indietro, c'è già il primo finalista, il siciliano Claudio Krajem, che ha sconfitto ai punti in semifinale David Bica. È giusto così, la vittoria dunque ai punti per Marco Balducci. Resta immacolato il palmarès a questo punto con due vittorie. Dopo due vittorie arriva invece la prima sconfitta per Patrizio Moroni. Piccolo break per noi e poi torniamo dal Pala Record di Bologna.